tutti, eccomi qua con un nuovo video book haul veramente pregno di sostanza. Ho fatto dopo tanto tempo un giro nel mercatino mio di fiducia, quello un po' più diciamo sostanzioso, dove trovo sempre dei libri che non penserei mai di trovare. E ho riempito la mia borsa, l'ho riempita questa volta. Ho fatto anche un acquisto in libreria di un libro che ero molto indecisa, perché magari aspettavo di trovarlo usato, però essendo un libro fresco, vincitore del premio Strega, sapete già di che cosa sto parlando, lo conoscono tutti, l'avrete già letto tutti, io no, lo leggerò al più presto. Sto parlando di Come Daria di Ada D'Adamo, un libro, tutti me ne hanno parlato benissimo, un libro doloroso, struggente, che parla, dove Ada ci parla della malattia di sua figlia, se non sbaglio, della morte di sua figlia. Leviamo la fascetta e vediamo insieme. Me lo divorerò perché è un libro di 132 pagine. E però non vedo l'ora. Daria è la figlia, il cui destino è segnato sin dalla nascita da una mancata diagnosi. Ada è la madre, che sulla soglia di 50 anni scopre di essersi ammalata. E quindi Ada che si è ammalata, è Ada che è morta. Resettiamo tutto, ho fatto confusione. Infatti è l'autrice che è venuta a mancare. Ricordo, insomma, è successo anche da poco, ma io ora pensavo che era la figlia. Comunque, vediamo un po' insieme. Questa scoperta diventa occasione per lei di rivolgersi direttamente alla figlia e raccontarle la loro storia. Tutto passa attraverso i corpi di Ada e Daria, fatiche quotidiane, rabbia, segreti, ma anche gioie inaspettate, momenti di infinita tenerezza. Le parole attraversano il tempo in un costante intreccio tra passato e presente, un racconto di straordinaria forza e verità in cui ogni istante vissuto è offerto al lettore come un dono. Una bella testimonianza ci ha lasciato questa autrice, che è venuta appunto a mancare dopo aver scritto questo libro. Fatemi sapere nei commenti comunque se lo avete letto, che cosa ne pensate, se vi è piaciuto. Curiosissima. Poi veniamo ai libri che ho trovato all'usato. Come sapete, io compro più all'usato che nelle librerie. Ho fatto di recente anche un ordine da libraccio, che ve l'avevo già accennato nel video precedente, e anche lì vi mostrerò i libri che ho preso. Ma intanto approfitto e vi faccio vedere questi. Io, come sapete, poi li cedo molto volentieri, lì me li rivendo. Se siete interessati, ve lo dico sempre, scrivetemi qui sotto a uno di questi libri. Non li do via tutti, però basta chiedere e poi vediamo, insomma, insieme. Allora, un libro, vediamo. Allora, ecco, parlando del premio Strega, ho trovato un altro vincitore del premio Strega dell'anno scorso, che volevo leggere da, insomma, era nella mia wish. Non ho sentito pareri positivi in toto. Comunque, voglio farmi anche una mia idea. Sto parlando di Due vite di Emanuele Trevi. Un libro che ci parla, vediamo un po', di due vite, quella di Rocco Carbone e Pia Pera. Pia Pera io l'ho scoperta precedentemente. Ho letto un libro di Pia Pera bellissimo. Come si chiama? Adesso non mi viene. Il giardino... Aspettate, magari... Aspettate, vado a vedere. Sì, ho preso la mia agendina. Al giardino ancora non l'ho detto, di Pia Pera, appunto, dove lei ci parla pure lì della sua malattia, di questa donna forte che è venuta a mancare, che ci ha lasciato anche lei la sua testimonianza. Bellissimo quel libro, ve lo consiglio. E voglio approfondire appunto la sua vita qua, leggendo Due vite, appunto perché Emanuele Trevi ce ne parla. E sono scrittori prematuramente scomparsi, anche Rocco Carbone, qualche tempo fa, e legati durante la loro breve esistenza da una profonda amicizia con Trevi.
Travine delinea le differenti nature, incline a infliggere colpi quella di Rocco Carbone per le furie che lo braccavano senza tregua, incline a riceverli quelli di Piapera per la sua anima prensile e sensibile, così propensa alle illusioni. Appunto ne ridisegna i tratti, la fisionomia spigolosa, i lineamenti marcati del primo, l'aspetto da un'incantevole signorina inglese della seconda, così seducente da non suggerire alcun rimpianto per la bellezza che le mancava. E appunto per questo ho ammirato molto Piapera e voglio approfondirla, come vi ho già detto. Troviamo anche all'interno delle foto, mi pare, di averle viste. Sì, ma adesso come sempre non le trovo, tutte le volte, eccoli qui, Piapera e Rocco Carbone. E appunto voglio leggerlo. Poi, cosa ho trovato di bello? Ho trovato un'altra biografia. Questo vi dico la verità, l'avevo già trovato tempo fa al mercatino, ma non l'ho preso. Dico aspetto, se lo trovo ancora più scontato, magari lo prendo. E appunto adesso l'ho trovato più scontato e l'ho preso. Sto parlando di questa biografia di Michelle Obama, La luce che è in noi. Una biografia, lei aveva scritto anche un'altra precedentemente, come si chiamava, che io non ho letto, La mia storia, Becoming, la mia storia, sempre con Garzanti. Stavo vedendo di Trevi, no, niente, volevo vedere se c'era qualche altro. Niente, vabbè, niente, ritorniamo qui. Michelle Obama. Un libro uscito adesso, quest'anno proprio, del 2000, no, l'anno scorso, 2022, e anche qui ci sono foto di lei, della sua vita. Ecco qua, in bianco e nero. Vi leggo il retro. Ho imparato a riconoscere come la tua stima possa nascondersi nella fragilità e che ciò che ci accomuna come esseri umani su questa terra è l'istinto a lottare per migliorare, sempre e comunque. Quando la nostra luce brilla, diventiamo più coraggiosi. E se riconosci la tua luce, riconosci davvero te stesso e la tua storia. Nella mia esperienza, questa consapevolezza di sé genera sicurezza e la sicurezza a sua volta genera calma e capacità di rimanere obiettivi. Solo così alla fine potremo stabilire relazioni con gli altri che abbiano davvero senso. Questo è per me il fondamento di tutto. Una luce alimenta l'altra. Una famiglia forte dà forza alle altre. Una comunità unita può illuminare quelle che le stanno intorno. Questo è il potere della luce che è in noi. Mi sembra anche molto significativo. Michelle Obama offre il suo punto di vista sul cambiamento, sulle sfide, sul potere, con la ferma convinzione che quando ci dedichiamo agli altri, illuminiamo le ricchezze, la ricchezza e il potenziale del mondo che ci circonda, scoprendo verità più profonde e nuove strade verso il progresso. Comunque felice di poter conoscere meglio questa donna. Poi ho trovato un saggio di una collana di Giunti Editore che a me piace molto. Alcuni li ho dati via, anche mi sono un po' pentita, tra virgolette, ma va bene lo stesso, se voglio li recupero. Ma altri li tengo. Sto parlando della collana Giunti, questa qua. Questo per l'appunto è, ora vallo a leggere. Kintsukuroi, l'arte giapponese di curare le ferite dell'anima, di Thomas Navarro. Io ne ho diversi, ve li mostro, aspettate. Ecco qua, vedete, quello che vi volevo far capire, nel senso questa collana qua. Non so se insomma è una collana, sono tutte autrici diverse, autori diversi, però io la catalogo così, sempre Giunti Editore, questi li ho letti. Molto belli, di crescita personale, ognuno tratta un tema, questo lo devo ancora leggere. Comunque, adesso ho recuperato questo, questo che ci parla di tutto ciò che è rotto che si può riparare. Kintsukuroi,
Kintsukoru significa riparare con l'oro, è ciò che possiamo fare quando qualcosa si rompe nella vita. Impariamo a curare le nostre ferite per farne la nostra bellezza. Ciò che è rotto può essere ricomposto e quando lo farai non cercare di nascondere la sua apparente fragilità, giacché si è trasformata ora in una forza manifesta. Thomas Navarro è uno psicologo e vive tra Girona e Barcellona. Poi bellissimo anche l'interno, come sono impostati. Piacciono molto. Uno che vi consiglio, che ho letto, in copertina ha un sole rosso con un uccellino, ma adesso ovviamente non mi viene il nome. Se mi viene, poi insomma ve lo scrivo qui sotto, che io ho dato via, ho venduto, ma era molto molto bello quel libro. Ma questo sicuramente lo sarà, anche questo. Il vostro dolore ha molto da insegnare agli altri, conoscete il vostro Ikigai, ecco, avevo anche Ikigai, ho dato via anche quello, quello non mi aveva fatto molto impazzire. Poi si può ricomporre la vita, parametrizzare il dolore, come reagiamo di fronte alle avversità. Non tutte le avversità sono uguali, insomma, tantissimi spunti di riflessione, soffriamo per l'avversità, eccetera, eccetera. Non vedo l'ora. Poi, felicissima, è quando ho visto, io già avevo spizzato sul sito del mercatino, già ero pronta a trovare questi libri, ma non me lo confermava nessuno di trovarli, non era poi così sicuro che avrei trovato questi libri. Perché magari li mettono sul sito, ma poi non ci va in negozio e non ci sono più. Comunque, avevo visto sul sito e poi l'ho trovato in negozio, L'Ordine del Tempo di Carlo Rovelli. Ne ha parlato benissimo Giulia, come si chiamava, non me lo ricordo, su Instagram, ma comunque molto famosa. La conoscerete senz'altro, anche lei ama Oliver Sacks, Willow, alla Will, una cosa del genere, vabbè. Lasciate perdere, comunque Giulia. Aveva in un video aveva parlato benissimo di questo saggio di Carlo Rovelli di Edizione Adelphi, un libricino grande come la mia mano, L'Ordine del Tempo, ma pregno di significato, illuminante, un libro luminoso, lei ne aveva parlato veramente bene e ci parla appunto dello scorrere del tempo, delle diversità, di come un orologio, se mettiamo due orologi differenti, ovviamente quelli particolari, non orologi comuni, uno su un tavolo e uno per terra, noteremo lo scorrere del tempo più lento sull'orologio messo per terra. E il tempo passa più veloce quando in montagna, per dire. Ora non vorrei dirvi una questioneria, non vorrei aver insomma scambiato le parti, però mi pare che sia così. Come per dire, anche il tempo scorre più velocemente, paradossalmente, quando siamo fermi. Cioè, quando siamo fermi, e scorre più lentamente quando noi siamo in movimento, questo sono sicura. Comunque me lo leggerò, me lo studierò bene, anche perché all'interno anche queste foto è documentato da questi disegni, schemi e quant'altro, e non vedo l'ora di apprendere anch'io tanto su un tema come il tempo, un tema così particolare, ecco, non vedo l'ora. Quando li leggerò non lo so, però via via. Ecco, magari se alcuni di voi mi richiedono questi libri, io sono più spronata a leggerli subito per voi, così poi ve li spedisco. Questo è un punto a favore per leggere subito i libri che acquisti subito. Diciamo, scusate il gioco di parole. Poi ho trovato un libro di Lev Tolstoi, Sonata a Kreuzer. Non lo so, Krauser. Un libro famoso, molto famoso, edizione Feltrinelli, un classico, diciamo, sì, un classico. E di Tolstoi io, ahimè, non ho letto ancora niente, boh, vedremo un po' se farà il caso mio. Io ho letto la trama e mi pare di sì, perché mi ha veramente incuriosita. Vi leggo un po'. Allora, se non fosse sbucato fuori lui, sarebbe stato un altro che avrebbe offerto un pretesto allo scoppio della mia gelosia. E già qua
Ci parla di un rapporto di coppia, penso. Un uomo di nome, non lo pronuncio, durante un viaggio in treno confessa a uno sconosciuto la propria colpa segreta. Ricorda di aver presentato alla moglie un avventuriero, gran seduttore e abile musicista, dando così inizio a un gioco che si rivelerà tragicamente beffardo. Via via, sempre più sospettoso, una sera, mentre la coppia esegue in perfetta sintonia la sonata a Kreutzer di Beethoven, questo tizio accantona ogni dubbio, spinto dalla gelosia, uccide la moglie per un tradimento in realtà mai avvenuto e senza rendersi conto del terribile malinteso. Ecco, pubblicata nel 1891 dopo numerose revisioni, questo libro è tra le opere più significative dell'ultimo Tolstoi. Dura requisitoria contro le ipocrisie nascoste della vita coniugale, racconto quasi Dostoevskiano, per la ricerca delle motivazioni più oscure dei gesti umani, si presenta come la testimonianza spietata di una storia che potrebbe essere vera. E quindi, beh, come fai a lasciarlo lì? Poi, ho trovato un libro di un autore di cui ho letto Le Transizioni. E ho trovato Gli Invisibili di Pastim Statoshi. Queste pronunce, vabbè, prendetele per quello che sono, non, va bene lo stesso. Mi capite uguale? Ve lo mostro. Gli Invisibili, edizione Sellerio. E beh, qui so già che parla di un rapporto tra omosessuali, tra due ragazzi che si innamorano già dal primo incontro, seduti al tavolino del bar, uno albanese. Vivono a Pristina in Kosovo e l'altro è serbo. La loro storia sembra perfetta, ma poi la guerra sconvolgerà le loro vite. Serbi contro albanesi, milioni di profughi, una feroce efferata che scatena il terribile naufragio di una nazione. Questi ragazzi avevano un sogno e quel sogno è impossibile. Uno partirà con la famiglia verso un paese straniero e l'altro si arruolerà come medico, vivrà in pieno la disumanità della guerra. Il primo diventerà un marito violento, un padre tirannico, il secondo sembra sprofondare nell'oscurità. Cioè, dopo aver letto questa trama l'ho preso a occhi chiusi, poi è nuovo, veramente messo in ottime condizioni, in ottimo stato. E ci dice: com'è possibile sopravvivere quando non puoi essere quello che sei, quando bisogna nascondersi dal mondo nel mondo? È un quesito che vale ancora oggi, persino da noi e molti paesi d'Europa. E quest'autore ha la grazia di narrare la storia nel riflesso dello specchio più intimo e nascosto e di affrontare paure e verità con una prosa luminosa e uno sguardo delicato. E ha vinto anche qualcosa, credo. Quest'autore è nato in Kosovo e ha ricevuto gli Invisibili il prestigioso Finlandia Prize, che consacra l'autore come più giovane vincitore di ogni tempo. Quindi un ottimo testo. Niente, mi sono munita di una goccia d'acqua, di una bottiglia d'acqua perché salivazione a zero. C'è ancora da parlare molto. E passiamo al successivo. Allora, sì, vi mostro questo che mi mancava di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti. Finalmente l'ho trovato, io sono ferma con Elena Ferrante, come saprete, ho letto solo, come saprete perché ve lo avevo detto, magari non lo sapete tutti, ho letto solo il primo volume della saga, L'amica geniale, storia del nuovo cognome, mi pare si chiami. E questo non c'entra niente, credo, con la saga, è un testo a sé che ci parla di una bambina di nome Giovanna, il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta diventando quello di una brutta, malvagia adolescente. Ma le cose stanno proprio così? E in quale specchio bisogna guardare per ritrovarsi e salvarsi? La ricerca di un nuovo volto dopo quello felice dell'infanzia oscilla tra due Napoli consanguine che però si temono e si detestano. La Napoli di sopra, che si è attribuita a una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata e triviale.
Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando, ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che su o giù la città appare senza risposte e senza tempo. C'è stata anche la serie famosa su Netflix, l'avete vista, avrete letto il libro, non lo so, non a tutti magari piace Elena Ferrante, io ho voglia di leggerla, mi ispira, però ecco, mi sono fermata e vorrei proseguire magari con la saga oppure mi leggo prima questo, non lo so. Veniamo ai libri Einaudi, ho trovato un sacco di libri Einaudi, tutti questi, come sapete a me è una casa editrice, come sapete, ecco. Mi viene da dire come sapete, perché magari ve l'ho detto in diversi video, è una casa editrice che mi piace e quando trovo dei testi di Einaudi li prendo, magari non tutti perché non tutto mi piace ovviamente, però partiamo. Allora, ho trovato due Einaudi tascabili più piccolini, uno è Un anno sull'altopiano di Emilio Lussu. Ho visto recensioni, ho letto recensioni positive di questo libro anche su Facebook, nei vari gruppi, eccetera. Molto, ne hanno parlato molto bene. È un libro che parla ovviamente della Prima Guerra Mondiale e è scritto nel 1936, appreso per la prima volta in Francia nel 1938 e poi da Einaudi nel 1945. Pensate quanti anni ha questo libro. E ho trovato in questa edizione anche messa bene, piuttosto nuova. L'altopiano è quello di Asiago, l'anno dal giugno 1916 a luglio 1917, un periodo di continui assalti a trincei inespugnabili, di battaglie assurde volute da comandanti imbevuti di retorica patriottica e di vanità, di episodi spesso tragici e talvolta grotteschi, attraverso i quali la guerra viene rivelata nella sua dura realtà di ozio e sangue, di fango e cognac. Uno stile asciutto, a tratti ironico, mette in scena una spietata requisitoria contro l'orrore della guerra, senza toni polemici, descrivendo con forza e autenticità i sentimenti dei soldati, i loro drammi, i loro errori, la disumanità che avrebbero portato alla disfatta di Caporetto. A me questo trattato di storia, questo pezzo di storia, mi voglio saperne sempre tanto. Ho letto Primo Levi, Se questo è un uomo, quest'anno sì, bellissimo, ve lo consiglio. Poi proseguirò con La Tregua, con I Sommersi Salvati e quando trovo altri libri che parlano insomma di questo li prendo. E un altro libro che ho trovato che ci parla sempre di storia, qui di resistenza, L'Agnese va a morire di Renata Viganò, anche questo lo conoscerete, introduzione di Sebastiano Vassalli. Questo invece è introduzione di Mario Rigoni Stern e Lussu qui è un autore, un uomo che combatté durante la guerra come ufficiale di fanteria della Brigata Sassari. Volevo dire magari questo, se non lo conoscete, vabbè. Comunque, L'Agnese va a morire di Renata Viganò, per non dimenticare che cosa è stata la resistenza. Ecco, anche qui questo mi ispira molto. È un documento prezioso per far capire che cosa è stata la resistenza. Andiamo un po' un attimino se ci dice qualcosa in più. Più esamino la struttura letteraria di questo romanzo e più la trovo straordinaria, ci dice Sebastiano Vassalli. Tutto è sorretto e animato da un'unica volontà, da un'unica presenza, da un unico personaggio. Si ha la sensazione, leggendo, che le valli di Comacchio, la Romagna, la guerra lontana degli eserciti a poco si riempiano della presenza sempre più grande, titanica, di questa donna. Come se i tedeschi e alleati fossero presenze sfocate di un dramma fuori dal tempo e tutto si compisse invece all'interno di Agnese, come se lei sola potesse sobbarcarsi il peso, anzi la fatica della guerra. È tratto anche l'anonimo film di Giuliano Montaldo con Ingrid Tulin, L'Agnese va a morire, non l'ho visto. Comunque, in appendice una testimonianza dell'attrice sulla protagonista del romanzo, completa il volume una nota bibliografica. È una delle opere letterarie più limpide e convincenti che siano uscite dell'esperienza storica umana della resistenza. Vabbè, avete capito che parla di resistenza questo libro, ok, l'avrete letto, fatemi sapere, ho alte aspettative, sicuramente non deludono questi libri,
ci parlano di questa tragica storia. Poi ho trovato questo romanzo che boh, mi ha detto prendimi, non lo so, i libri, io sono del parere che i libri ci scelgono loro, ancor di più quando li prendiamo all'usato, perché in libreria magari a prezzo pieno siamo un pochino più indecisi, ci riflettiamo di più, siamo noi che li scegliamo, ma quando li prendiamo all'usato, insomma, su siti come Libraccio, eccetera, eccetera, insomma, non a prezzo pieno, sono loro che ci scelgono. E questo mi ha scelto. Sarò io una gallina anche? Mi auguro di no, non lo so, magari sì, perché qui ho letto diverse recensioni, parla benissimo delle galline, cioè di Jackie Polsin, quattro galline. Quattro galline. Un libro può sembrare stupido, però secondo me non lo è. Quattro galline, la vita, nient'altro che la vita. Ci parla della vita di queste galline? Non lo so. Pieno di sfumature, umorismo e stravaganza. Polsi scrive magnificamente. Jackie Polsin, ecco, una donna, io pensavo fosse un uomo. E è il suo primo romanzo, però io ho spizzato un po' su Instagram diverse recensioni molto, molto promettenti. Vediamo un po'. Nicola La Gioia ci dice, Nicolò Maniti ci dice, nell'occhio della gallina è custodita la verità del mondo. La gallina non pensa, sa, doveva arrivare il romanzo sulla migliore e più derisa amica dell'uomo. Giulia Caminito, le colombe di Mercè, Rodere, Pavoni di Fan Connor, le galline di Jackie Polsi, tutti volatili letterari che sanno raccontare le donne, i loro pensieri intimi e le loro assurdità. Un romanzo che sotto l'ironia e la lingua ben misurata cova speranze e perdite. Un universo umano sodo e compatto. Poi Nicola La Gioia, Quattro galline di Jackie Polsi è un romanzo commovente, spiritoso, lieve e struggente, un libro sull'assenza, sulla nostra continua lotta contro la solitudine, sulla difficoltà di comunicare, ma sulla bellezza di riuscire a volte a farlo, sulla maternità, sulla necessità di prendersi cura degli altri. Quindi tratta anche temi molto importanti. Dei bei temi, c'è cioè un mondo intero e pieno di emozioni nel piccolo pollaio immaginato da Jackie Polsin. Chiara Valerio, Quattro galline, racconta di una casa e dei suoi proprietari di un pollaio. Le galline si rivelano l'unico punto di vista dal quale capire qualcosa di se stessi. In questa spassosa meditazione su cosa diventa ricordo, memoria e cosa no, Polsin risponde insomma alla domanda e se sia nato prima l'uovo o la gallina. La gallina, animale sintesi delle nostre nostalgie e dei nostri perché. Ecco, quindi io ho altre aspettative. Cioè, una gallina, un semplice animale come una gallina, che a volte può essere, sulla quale poniamo dei pregiudizi di stupidità, eccetera, ma magari no, mi sorprenderà. Chissà, lo spero. Sono stata felice, non lo so. Poi sono stata felice anche di aver trovato una nuova uscita di Beatrice Salvioni, La Malnata. Ecco, anche qui ho letto belle recensioni, non tutte però io sono curiosa di leggerlo, di farmi una mia idea. È il primo romanzo, credo che sia di questa autrice, che è in procinto anche di La Malnata di diventare una serie TV. Qui siamo sulla scia, credo, di Elena Ferrante. Dell'Arminuta, dei libri come l'Arminuta, su questo stile di donne, vediamo, vorrei dire baggianate, vediamo insieme di che cosa parla. Solo la forza di un'amicizia indissolubile può spingere due ragazzini a ribellarsi all'ingiustizia, soprattutto nel gretto conformismo dell'Italia fascista. Un'adolescente Righetta è una coetanea che impara a conoscerla per davvero al di là di ogni pregiudizio e che grazie a lei trova il coraggio di far sentire la propria voce, la propria verità. Un coinvolgente romanzo di formazione sullo sfondo di una provincia padana oppressa dal controllo, dal sessismo e dalla violenza del ventennio. E un po' sulla scia dell'Ardone anche, mi ispira. Infatti ricorda autrici come Elena Ferrante e Joyce Carol Oates. Ecco, non avevo letto, la mia amata Joyce Carol Oates. E
E quindi siamo a Monza, marzo del 36, sulla riva dell'Ambro, due ragazzine cercano di nascondere il cadavere di un uomo che ha appuntato sulla camicia una spilla con il fascio e il tricolore. Sono sconvolte e semivestite. È Francesca a raccontare in prima persona la storia che le ha condotte fino a lì. Dodicenne per bene, di famiglia borghese, un giorno spia dal ponte una ragazza che gioca assieme ai maschi nel fiume, con i piedi nudi e la gonna sollevata, le gambe graffiate e sporche di fango. Sogna di diventare sua amica, nonostante tutti in città la considerano una che scaglia maledizioni e la disprezzino chiamandola malnata, ma quella sua aria decisa, l'aria di una che non ha paura di niente, la affascina. Sarà il furto delle ciliegie, la sua prima bugia a farle diventare amiche. Insomma, questo, una storia di amicizia, eccetera, e tanto altro. Francesca, sullo sfondo della guerra di Abissina, del dolore per la perdita e degli scompigli dell'adolescenza, Francesca impara con lei a denunciare la sopraffazione e l'abuso di potere, soprattutto quello maschile, nonostante la riprovazione della comunità. Ecco qua. Allora, ho letto l'ultimo libro di quest'autore, Matteo Bussola. Io mi sento di cuore di consigliarvelo. Bello anche Rosmarino non capisce l'inverno, ma l'ultimo, mannaggia, non mi ricordo mai i titoli, l'ultimo uscito suo, Un buon posto in cui fermarsi, credo, ok. Ci parla di uomini, ve ne ho parlato in uno dei precedenti video e mi sono innamorata di questo autore, non lo conoscevo prima. Ho avuto la fortuna di essere omaggiata di quei libri dalla casa editrice, ma ho trovato un altro suo libro che mi manca da leggere, l'ho preso, occhi chiusi, a scatola chiusa, vorrei recuperarli tutti perché ci racconta di vere vite, di verità. Questo è il tempo di tornare a casa, anche qui ci racconta Matteo Bussola con le sue storie, ci racconta la realtà del nostro mondo, la realtà della nostra vita quotidiana. Tante emozioni, tanti problemi, tanto, tanto ci dice. Vediamo comunque qui. Quante esistenze attraversano una stazione affollata. Dietro i volti delle persone in fila all'edicola o al bancone del bar si nasconde un groviglio di desideri e paure, di dolori e speranze. C'è una donna che non deve partire, eppure resta seduta lì, le borse della spesa a piedi. C'è un padre che ha smarrito il figlio e un uomo che sta per separarsi dalla donna della sua vita. C'è un marito che vede un enorme coniglio accanto a sua moglie ogni volta che la guarda. Una ragazza che riceve messaggi inattesi. Un ragazzo che ha preso una decisione irreversibile. C'è il mistero indecifrabile di ogni incontro, capace di farci cambiare strada. Il terrore dell'abbandono sempre. Scusate le varie interruzioni, ho la mia bambina qui con me. Ok, proseguo. E vi dicevo, vi leggevo, c'è cioè il mistero indecifrabile di ogni incontro, capace di farci cambiare strada, il terrore dell'abbandono sempre dietro l'angolo. Poi c'è uno scrittore con un buffo berretto giallo che si aggira fra binari dopo aver perso il treno ed è impaziente di salire sul prossimo, perché sa che alla fine del viaggio troverà la sua famiglia ad aspettarlo, perché l'amore ha sempre, sempre a che fare con qualcuno in grado di riportarti a casa. Cioè, ci sono bei significati profondi, intrinsechi in queste storie, ci insegna tanto, ci fa riflettere tanto, secondo me, Matteo Bussola. Questo non vedo l'ora anche di vedere, di capire più a fondo le storie di questi personaggi e tutto ciò che li riguarda. Ultimo libro di questo book haul, un libro, sono stata contenta perché è un saggio sul Mediterraneo a bordo delle navi umanitarie, no, sul Mediterraneo si intitola A bordo delle navi umanitarie, con un saggio e le fotografie di Valerio Nicolosi e di Caterina Bonvicini, una giornalista romana. No, scusate, Caterina Bonvicini. Difficile da pronunciare. Bolognese, vive e lavora fra Roma e Milano. A romano è Valerio Nicolosi. Fotografo e giornalista, regista, eccetera, che si occupa di tematiche sociali, rotte migratorie in Medio Oriente. E invece Bola Boncini si occupa, collabora con l'Espresso e ha pubblicato anche con Garzanti, eccetera, eccetera. E i suoi romanzi sono tradotti in molti paesi, fra cui la Francia, la Germania, la Spagna, Stati Uniti, eccetera.
E questo saggio, appunto, molto interessante, con foto, guardate, che straziano l'anima, il cuore, te lo spezzano, perché è la realtà del passato, la realtà del presente, del futuro, spero di no. Comunque ci parla appunto dei migranti, della vita. Vi leggo quello che c'è scritto sulla lettera. Nel Mediterraneo la vita la cerchi, la perdi o la trovi, e questa riduzione all'essenziale è potentissima. Senza orpelli, senza scappatoie, ti lascia nudo confronto con una nuda alternativa, ti spoglia come l'acqua, ma la chiave per capirlo non è il sentimento della morte, è il sentimento della vita. In questi anni le navi delle ONG che soccorrono i migranti sono state al centro di polemiche e narrazioni ostili, ma pochi conoscono quello che succede davvero a bordo. Caterina Boncini e il fotoreporter Valerio Nicolosi sulle navi umanitarie ci sono saliti, navigando per settimane e settimane, gomito a gomito con l'equipaggio. Sono stati ore a scrutare l'orizzonte con l'ansia che conosce solo chi ha paura di scambiare un'onda per un gommone. Sono scesi a pelo d'acqua sul rib e hanno partecipato ai salvataggi. Hanno sentito quanto valgono il sorriso di un bambino e l'abbraccio di una donna quando si rendono conto di essere finalmente in salvo. In queste pagine ci raccontano, con parole e immagini, le storie di chi ha deciso di inventarsi un'altra storia, diversa da quella che ci vuole tutti cinici e indifferenti, soccorritrici e soccorritori, spesso giovanissimi, che hanno scelto di trovare la propria ragione di vita in un mare sterminato. Beh, come, cioè, io voglio sapere tanto su queste vite di migranti, ma anche sulle vite che aiutano queste altre vite. Appunto, da ammirare tantissimo questi giornalisti, questi scrittori, fotografi. Sul retro c'è scritto: cosa si prova a salvare vite nel Mediterraneo? Per capirlo può solo salire a bordo, e io voglio proprio salire a bordo con loro per capire tutto questo. Perché? Per come, per cosa hanno. Ok. Dentro c'è anche una dedica per non dimenticare gli altri rifugiati. Sperando che le follie delle guerre prima o poi finiscano, ti auguro un futuro lavoro che ti dia tante soddisfazioni con affetto, Valeria. Non lo so, non capi Valeri, vai, Valeri. Quindi, beh, un bellissimo book haul per me, ovviamente, perché altrimenti non avrei acquistato tutti questi libri. Sono tanto, tanto felice di avere la fortuna di poterli trovare a prezzi più bassi. E per me è bellissimo portarmeli a casa. Io adoro, ma a me rilassa molto anche girare per questi mercatini, scrutare, perché è pieno, pieno di libri e io devo scegliere. Ho scelto questi, spero di aver fatto delle belle scelte, spero che non mi deludano, penso che non mi deludano. E che altro dirvi? A me piacciono tanto i book haul, mi piace tanto girarli. Ne farò sempre perché non smetterò mai di acquistare, però ecco, come sapete, io do anche via volentieri i miei libri, non ho questa cosa di voler rimanere attaccata, però alcuni ovviamente lo sapete non si toccano, però anche se mi piacciono li do via volentieri. Ecco, anche per poter poi riacquistarne altri, ve l'ho spiegato tante volte, sono contenta così. Poi vi girerò anche il video di Libraccio, degli acquisti di Libraccio. Ovviamente, come vi ho detto, non li ho qua, li ho da miei. Non vedo l'ora di spacchettare, forse lo spacchetterò insieme a voi se riesco, non ve lo garantisco, però non lo so se riesco. E niente, fatemi sapere nei commenti se avete letto qualche libro di questi, cosa vi incuriosisce. Non lo so, io vi saluto, vi ringrazio e se vi va ci vediamo in un altro video. Iscrivetevi ovviamente al canale
E seguitemi anche su Instagram, mi trovate come sempre KekabuClover. E se volete partecipare al mio GDL su Telegram, vi lascio qui il link sotto. Leggeremo, ho finito di leggere Le Notti Bianche questo mese di luglio. Il prossimo mese, agosto, leggeremo Lacci di Domenico Starnone. E poi vedremo cosa leggeremo a settembre. Ok, fa caldo ragazzi, ok, lo sapete. Non mi voglio lamentare del caldo perché io amo l'estate, sono una di quelle che amo l'estate. Però ecco, si sta meglio al mare sicuramente. Bacioni, ciao, ci vediamo nel prossimo video. Grazie.